minoranze, perché la nostra è quasi una domanda retorica, quale ruolo avranno le minoranze, che un ruolo pressoché da spettatore, pensiamo che sia stata un'apertura che magari di facciata può essere anche condivisibile, ma che nel merito penso non andrà a fare niente di diverso rispetto alle solite nomine sindacali che sono state fatte fino adesso. Io credo che se si volete effettivamente portare avanti un discorso d'assieme, al di là che voi avete i numeri, quindi potete portare avanti quello che volete, ma magari un maggior coinvolgimento delle forze che fino a prova contraria chiudono il Consiglio Comunale sarebbe stata una cosa. E poi su questo rispondo io, intanto rispondo con me sull'argomento. Il riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che l'esame delle proposte di candidatura verrà attraverso due fasi. Una di esame di curriculum e l'altra attraverso colloqui diretti alla presenza del sindaco o suo delegato e di funzionari comunali. Il coinvolgimento delle minoranze consigliari avverrà secondo la consuetudine di questo comune, in conformità a quanto già messo in uso dalle precedenti amministrazioni. Si precisa che, informalmente, esponenti di alcuni gruppi di minoranza hanno fatto presente che persone di riferimento hanno presentato la loro candidatura, la quale comunque sarà esaminata secondo i criteri generali di competenza. Non si capisce così tanto. Sinceramente, la prima parte, adesso me la ricordo di la memoria, ma... No, non è una questione di tagliare a fette. Guarda, se iniziamo il suo piano qua, andiamo avanti in una questione di problema. Allora, il problema è doppio, io non voglio discutere stasera, non è l'ordine del giorno, comunque credo che bisogna fare altri passaggi. Ci sono due elementi su queste cose. Uno è formale, su quello che si farà, la parte selezione della presenza sempre dei funzionari del comune, da questo punto di vista, che verbalizzava poi i colloqui. Ma non è questo il concetto è che, come ricordava il consigliere Fatti, ci sono stati una serie di passaggi che sono stati non solo quelli di una richiesta che dovevamo fare, non solo quello di registrazione poi a volte anche di stima nei confronti sia del Presidente che del Consiglio, ci sono stati ulteriori passaggi che sono una richiesta fatta specificamente in sede di capigruppo al consigliere Fatti di andare poi ad equilibri. Sono poi dei patroni accettati, peraltro. Ci sono stati poi degli ulteriori passaggi in cui per il Presidente sono state fatte una serie di dichiarazioni o altro. Lo stesso Presidente ha fatto una serie di dichiarazioni, tra mezzo quella stampa che poi viene sempre recuperata dicendo una serie di cose, e una serie poi di atti conseguenti che non sempre sono andati nella direzione delle dichiarazioni. Allora, in questo momento il problema è più complesso, io mi rendo conto che non è una presenza di un passaggio facile. Non possiamo neanche disconoscere che i sindaci del 2002 hanno votato una prassi, compresa quella dell'ex sindaco Falco, nel nominare con determinate condizioni questo Consiglio Comunale. Ci sono ulteriori passaggi che sono stati fatti. Passaggi che sono stati fatti sono stati quelli di un tentativo di adeguare poi le durate del Consiglio Comunale a quelle della casa di riposo. Deliberate qua, non accettate dal caso di riposo e viceversa in sede storica. C'è un ulteriore fatto, la stessa Regione Veneta, poi sta nel piano sanitario, sociosanitario recente, dà una serie di indicazioni per quanto riguarda il caso di riposo, che evidentemente è exipano sostanzialmente, perché evidentemente ci sono dei problemi che non sono solo magari, sono complessivi. Al di là del giudizio che se ne vuole dare, il problema che è stato posto al Comune anche con le lettere è di legittimità di operare di questo Consiglio, non sollevato dall'amministrazione comunale, tanto per essere chiaro. Al di là dell'interrogazione. Ma è una persona che avete nominato. No, che ha nominato Falco. No, è una persona che è stata espressa. È stata espressa da te. Dimmi quando, dove e come quando. Quando eravamo. Dimmi quando, dove e come quando. Minoranza. Avete espresso quella persona. Quando, dove, che come, poi quando. Tecnicamente sia stato Simone. Non mezzo, non dica falsità. Falsità, assolutamente. Ti faccio la domanda io. C'è un consigliere della casa di riposo che è il
espressione della, del vostro gruppo consigliare che era di allora di minoranza? Sì o no? Sì che c'è. Oh, ma come? Allora, chi l'ha nominato? Io. Ma l'ha nominato? Come l'ha nominato Falco? Come l'ha nominato Rudiero? No. Come l'ha nominato Paolo Andreoli? Erano loro che dovevano fare la nomina, però è formalmente è espressione della vostra lista. È stato nominato su espressione sindacale del sindaco Falco, che siamo, il quale ha detto vieni a casa quando vai a casa io. Comunque non ho voluto, lo porteremo in consiglio. Lo porteremo sì, assolutamente. Perché ti stai dimenticando molte cose, molti passaggi. Sì, ma sì, ho preso la revoca che te l'avete fatto. C'è una lettera di risposta dove ci viene a dire che prendendo atto della nota che non è mai arrivata, ci metti in allegato i decreti e poi alla fine dice la tua amministrazione è cosciente della necessità di dover procedere alla nota del nuovo procedimentale, visto che lei è deputato, proceda lei. Mai offeso neanche io. No,
non far troppo sempre quello che non sa niente, perché la tua risposta standard in 9 mesi di minoranza extra ospedale dove si vede i campi è stato io non so. La candidatura, qualche consigliere in quota minoranza non è stata fatta per chi mi piaceva, perché se avessi avuto un altro posto a disposizione non avrei sicuramente messo quello, te lo assicuro. La scelta tua, no, la scelta tua, la scelta mia, forza. A chi ho fatto anche al punto 11, al punto 11 interrogazione al gruppo consigliere Roberto Verese, mezzo a questa televisione. Vado a leggere, ripeto, riporteremo la questione del Consiglio Comunale perché oggetto di interrogazione risposta scritta verbale in merito a no, aspetta. Premesso che in occasione del Consiglio Comunale è stata espressa dalla buona maggioranza la volontà di mettere a conoscenza del Consiglio Comunale dell'esito della testa, e premesso che ad oggi non è ancora stata discussa in Consiglio Comunale la questione e non c'è ancora pervenuta copia del bilancio della testa stessa, e ritenendo che 4 mesi siano sufficienti per procedere al bilancio economico della testa, a maggior ragione dato che la tua maggioranza si è già espressa pubblicamente affermando che il risultato economico è stato positivo, anche se so che il bilancio è già stato depositato, ma giustamente volevamo renderlo partecipe tutto il possibile. Chiediamo all'assessore di competenza quali gravi impedimenti abbiano reso possibile la discussione in Consiglio Comunale, ripeto, discussione in Consiglio Comunale, non preso dato del bilancio come è stato protocollato, di ricevere il proprio del bilancio in data antecedente rispetto alla prossima edizione del 2012. Sì, volta così. Oggetto interrogazione, risposta scritta e verbale in merito alla festa delle sottolunose anno 2012. Ti riscontro la vostra interrogazione relativa all'oggetto, si segnala che nessun impedimento ha reso impossibile o impedisse la discussione in Consiglio Comunale, ove del caso se si ritiene di fatto e si può fare. Che il gruppo Eventi Nogara ha depositato al protocollo del Comune in data 20-12-2013 la redazione finale della 25ª edizione della festa di Solemose, con esso bilancio finale. Dando una comunicazione, naturalmente siamo qui questa sera perché il primo consiglio è sbagliato, sì. Visto che è il primo consiglio, ma è il primo consiglio che ha garantito lasciato di finire che ho finito. Non si riesce pertanto a comprendere il senso della seconda richiesta, che è quella finale, che dice quali gravi impedimenti e soprattutto di ricevere copia di bilancio in data antecedente rispetto alla prossima edizione del 2012. Questo non abbiamo capito. Cosa vuol dire? Perlomeno io non l'ho capita. Comunque, concludo, non si riesce a comprendere il senso della seconda richiesta. Si adeguano allegato comunque alla presente la relazione del gruppo Eventi Nogara e il bilancio consuntivo della 25ª edizione della festa dell'Eso Comunico. Quindi, per vostra conoscenza, vi dicevo prima che è vero letta che è stata protocollata il 2012. Sia la relazione di come è andata la festa da un punto di vista di partecipazione e anche da un punto di vista certamente economico. Quindi se vi volete che vi dia i dati finali che sono quelli sostanzialmente che sono emersi,
entrate sommano a 177.348,60, le uscite a 162.328,11, con un avanzo di 15.020,49. È stato anche allegato nella coppia una cosa che vi posso già confermare ad oggi, che non va bene, la data odierna rimangono da prestare alcuni euro, così che sono stati puntualmente due punitici che sono arrivati in disponso. Questa è sostanzialmente, credo che avete anche due parole in merito. Io l'ho già detto in occasione, mi sembra, dell'ultimo consiglio comunale, che doverosamente si devono ringraziare tutte le attività commerciali, tanto eventi in gara, che tutti insieme abbiamo lavorato per un attimino dare un certo tipo di lustro alla festa. Sono stati dei momenti abbastanza difficili nella preparazione, visto che la cosa è stata fatta anche abbastanza in tempi brevi. Abbiamo chiesto sacrifici un po' a tutti, perché avevamo capito che alcune questioni, se non si modificavano, sicuramente avevano avuto delle difficoltà di gestione. C'è stato anche un calo fisiologico da un punto di vista economico, diciamo, nel racconto dell'anno precedente, e così, quindi, complessivamente dobbiamo dire che tutti siamo arrivati soddisfatti. Stiamo lavorando perché in tempi brevissimi dovremo definire su che tipo di struttura fiscale impostiamo la cosa. Quindi questo, certo, doverosamente ringraziare sia la Proloco che la Sintrelle, che hanno dato tutti il massimo per poter realizzare la festa, e quindi, se volete, quest'anno si parte anche con un attimo anche di disponibilità per ragionare su migliorare alcune cose e sicuramente. Un avanzo di 15.000 euro, magari il contratto va aumentato perché mancano due punti tutti, no? Dicevi, con un avanzo di 15.000 euro. No, il discorso che ho detto prima è solo relativo, che qui c'è una nota bene che c'erano da incassare 1.600 euro, che comunque facevano parte del bilancio. Discorso secondo te di eventi in gara, sai che abbiamo contribuito anche un po' assieme a realizzarlo. È una cosa secondo te che può funzionare, che ha funzionato, o hai trovato, quindi, diciamo, unire il mondo produttivo da un lato, unire le associazioni di volontariato dall'altro, e mettere in capo anche l'amministrazione che dirige il fuoco, che sono queste due realtà, secondo te è produttivo, cioè è una realtà che può continuare o ha dei problemi? Intelligenti, abbiamo visto le cose che possono andare e le cose che non possono andare, e con
prima riusciamo a creare una struttura gestionale, quindi fiscale di un certo tipo, secondo il punto di vista diventa più funzionale perché che è effettivamente l'oggetto in essere. Non so se è chiaro. Grazie, Antonio, per la risposta. Dove praticamente dicevamo, legando anche le relative foto, che negli ultimi mesi ci sono sempre più frequenti e preoccupanti fenomeni di degrado urbano, abbandono rifiuti di Apace e Raffa, ma ci sono anche degli altri, ma abbiamo legato le fotografie di questo, danneggiamenti di attrezzature urbane da ciclabile Nogara con Ferraro, scrittografie improvvisate, confusione ripetibile su muri di edifici pubblici e privati via Casotti, ma non solo, e ci sono le foto legate. Siccome il patrimonio del nostro comune va tutelato perché si tratta di ambiente quotidiano di tutti i cittadini e merita di usufruire di attrezzature urbane integre e funzionanti, visto che come dicevamo prima sono soldi di tutti, visto che la manutenzione del patrimonio comunale si è eseguita, siamo convinti anche noi per l'effetto di disincentivare ulteriori atti vandalici e danneggiamenti di qualsiasi tipo del patrimonio stesso. Considerato che la manutenzione del patrimonio del comune non deve riguardare solo il teatro della rotatoria del centro, i marciapiedi del centro storico, ma considerare anche le zone periferiche delle frazioni, allora, visto che in un vostro documento avevate mandato una relazione a casa di tutti, e mi è arrivata due volte, con il bilancio di 7 mesi della nuova amministrazione, quello firmato, non abbiamo messo sbagliando Nogara a gennaio 2011, anche se c'era il commissario, perché la prima che era uscita da parte vostra metteva a gennaio 2011. Comunque quello che noi chiediamo all'assessore di competenza Poltronieri è una relazione in merito alle manutenzioni del patrimonio comunale relativa al periodo 1-1-2012, quindi fino ad oggi, quali siano le maggiori voci che hanno fatto sì che si possa parlare dell'incremento di spesa, quello di 56.000 euro, di cui si fa riferimento anche nel resto della relazione, che siano eseguiti interventi più urgenti volti alla manutenzione del patrimonio urbano comunale e di provvedere con l'ausilio del corpo dei vigili urbani l'aumento dei controlli nelle aree sensibili e la stilatura di un provvedimento che garantisca sanzioni, perché siamo i primi a essere d'accordo che qualcosa di esemplare deve essere fatto, a carico di chi viene sorpreso di turbare il patrimonio comunale. La cosa che mi ha fatto strano è aver letto qualche giorno dopo su una testata, comunque su un giornale, un articolo dove c'era anche una presa di posizione da parte del sindaco Mirando in merito alle stagionate del ciclo pedonale Porta Ponferrato, perché effettivamente il problema c'è. Noi nell'interrogazione che abbiamo fatto, protocollata il 29 di febbraio, avevamo messo oltretutto anche foto di quella stazionata, abbiamo letto sul giornale del 2-3 marzo, adesso non ricordo, che comunque c'erano stati casi di vandalismo inerenti proprio a quella stazionata, nella notte, tornando a ritroso, tra il 28 e il 29, perché c'era solo 2-3 notti fa, rispetto al giorno che è uscito l'articolo. Quello che volevamo dire è che noi, le foto che abbiamo fatto, perché dopo ho provato anche a controllare un attimo, erano non di quando abbiamo protocollato l'interrogazione, erano bensì del 17 di febbraio di questo mese. Quindi, no, può darsi, però, a voler essere maliziosi, sembra fatalità che sia uscito un articolo sulla stampa, ancora di quegli spot che molto spesso escono, proprio 2-3 giorni dopo rispetto a quando abbiamo protocollato comunque una cosa che riguardava anche quel punto di specifico di Nogara. No, la tempistica per la vostra amministrazione fa, la tempistica nostra che articoli che magari da un mese viene nel cassetto, guarda, sinceramente, sai perché? Articoli che fanno dopo. Voi fate finita la cosa, voi fate finita la parlata, dopo posso chiudere. Il discorso purtroppo non lo risponde giustamente Marco, però il discorso della ciclabile, l'abbiamo preso in mano perché sta anche un avanzo per il titolo 6 della ciclabile, e purtroppo non è mia solo gli atti vandalici, è anche il fatto che da sotto l'asfalto
si solleva, non sapeva mia se che calze o radici o qualcosa che praticamente la città è persa in condizioni un po' al di là degli altri vandalismi che comunque è tutto per me e tutto il resto. Se quindi abbiamo fatto dei sopralluoghi della ciclabile e ci si è resi conto che anche magari, anche perché vengo con la macchina fotografica, puoi prendere tutto dopo che scappa qualcosa, oppure che qualcosa che non gli è stato fatto, qualcosa da rimettere in ordine, quindi sulla ciclabile, particolarmente verranno spesi dei soldi per ripristinarla. Il problema grosso è che una volta ripristinata, questa è la roba che mi dà più fastidio è perché dietro magari una zona con la telecamera per la tenere su poco. Ma lì è 5 km e purtroppo che diverse entrate, cioè, neanche mettendo una linea alla fine che riesci a capire che è uno sfogo su questa stazionata che è veramente un discorso vigliacco se vogliamo, perché magari lo stesso che di giorno che passa in bicicletta in compagnia, perché di sera va lì alle 3 del notte anche tutto. E questo è purtroppo un fenomeno che non condivido e anzi anche come caso dei rifiuti bisognerebbe dare delle sanzioni che veramente chi viene provato non sia la voglia, ma non è possibile un discorso del genere. A quello oltretutto di dire la pace dove c'era cioè, il di fare la distribuzione Simone purtroppo incide più sei che fare nuovo, questo non è il concetto. Volevo chiedere invece con un'ultima cosa che volevo tirarla fuori prima quando c'era il punto sul vandalismo, ma tra una roba e l'altra mi è passata di mente. Ricordo ancora, torniamo ancora al 2010, che avevamo grossi comunque problemi per quanto riguarda invece la ciclabile, quella modella, per capirsi, proprio tanto di imbrattare quanto di rompere rompibile, una roba ancora di attualità, volevo chiedere o Marco. Purtroppo ci siamo trovati ieri su questo argomento. Sì. Allora il problema di mia modella, solo perché me l'hai chiesto, perché non è una... Cioè, almeno mi piace mia dire qui che era la prima che ho avuto questo addosso, però mi è stata fatta in modo sicuro. Tanto è vero che non la si parli, che ti deve sapere che spiazzi di contro il muro, dopo ti senti la bicicletta, ti torna una bella riposta, io che sono fumatore, magari non so neanche se arrivo qui su, perché veramente è una roba nefanta. Con le ferrovie, già l'ennesima volta che ci troviamo, perché purtroppo, penso che lo sappiate, hanno fatto la ciclabile su una strada che era quella del cantiere prima, e non hanno fatto altro che asfaltarla in tempi rapidissimi, non dico il motivo, comunque in tempi rapidissimi, in totalità del minuto prima delle elezioni, inaugurata e abbiamo dei campi interclusi, dove l'agricoltore non può più coltivare. Lo sapete questo? Penso che, insomma, forse Mirko, non so se è corretto o meno. No. Praticamente finché era una capestaglia che passava i trattori, cioè dopo è stata fatta questa strada per il cantiere che era ai confini della ferrovia, no? E dopo gli ha fatto la ciclabile su quella strada di cantiere, gli ha fatto un sottopasso abbastanza osceno, ma cioè, è lì purtroppo il problema che vengono continuamente perché allora, le ferrovie dicono beh, mi ha fatto il piacere di farmi il sottopasso. Di conti, no, non lo vedo lì. E gli altri vabbè, però a un certo punto la ferma tirava via un'opera, perché questo è il problema reale. Cioè, in teoria, per permettere agli agricoltori di tornare a coltivare i campi, dovrebbe essere tirare via la ciclabile. La sembra solamente sottopasso, che è una roba cosa la ciclabile, oltretutto. Ecco, queste le fare le opere, un po' bisogna così tanto per fare, o per accontentare in quel momento. E allora, lì vado a fare le manutenzioni. Io, da solo, se devo farla di notte, io non lo farei. Perché se succede in stazione a Nogara, figurarsi di sotto. Se mi canto qualche lumi di sotto, cioè che veramente da avere paura. Ecco, quindi lì, no, è per dirti che delle volte provi delle opere, gli enciclati, come dire, la ciclabile in montagna, sì, la chiamiamo così, però mi spero che in qualche modo di trovare una soluzione. Allora, rispondo alla vostra richiesta 24/2012, avete ad oggetto interrogazione e risposta scritta verbale in merito al fatto del patrimonio comunale dei comuni contigui, fenomeni di degrado urbano che si verificano sul nostro territorio, comunico quanto segue. Riguardo alla manutenzione del patrimonio comunale del 1 gennaio ad oggi, interventi affidati a ditte esterne, sgombro netto sul territorio comunale, manutenzione idraulica scuola materna, municipio, palazzetto, manutenzione edili municipio, palazzetto trasporto, e pulizie scritte su muri esposti al pubblico, manutenzione annuale fondale pubbliche, municipio, Costituzione Franceschetti, Parco di San Francesco, manutenzione periodica e ascensori di edifici pubblici. Interventi eseguiti tramite operai comunali, tipo le riparazioni, uffici comunali, porte apparelli, neon, scariche, porte, arredi, sostituzione lampade,
sistemazione battiscopo, installazione e postazione di gomma coperta in posteri stradali di Ferrarini, sostituzione coperta in posteri su marciapiedi di Versailles, pulizia delle foglie di canali di gronda del Giro Nido, ricerca e riparazione guasti della rete di illuminazione pubblica, installazione del cristo di segnaletica verticale di Giro e Palazzetto, sostituzione palo specchio parabolico di Espini Croce che è montato, modifiche scritte sui segnali di vetro transito e veicoli non ecologici, installazione nuovi pali per lavoro per il settore dello sport, che sono 25 anni che continuano ad essere cambiati, installazione coppia termosifoni scuola elementare capoluogo, riparazione giustrina parco piazza Primo Maggio, riparazione di rotture tubi idraulici via Le Monti, cimitero Renato Franzini, messa in sicurezza pilastro percolante via 25 aprile, spargimento sale su ghiaccio, nel quale abbiamo avuto anche buoni riscontri, direi. Ripristino buche stradali con conglomerato bituminoso plastico via Fondale via Rampini, riparazione collo di marciapiedi e volo sparti traffico, eliminazione d'osso artificiale, recupero di immondizie in varie vie prese, pulizie scritte murarie via Franzini, su cabina del metano via Gramsci, e anche qua metto via Franco. Raccolta fogli via Torrazzo, raschiatura del basamento di tighi mediante asportazione di germogli e risagomatura delle banchine stradali. Punto 2. Incremento di spesa di circa 56.000 euro per il funzionamento del comune e la manutenzione del paese. La voce variazione di bilancio che corrotta dal volantino del gennaio 2012 inerente alla maggiore spesa risulta più suddivisa: 10.700 euro per spese di energia elettrica pubblica e illuminazione, 7.200 per manutenzione di cimitero comunale, 1.600 per manutenzione contro soffitto paletto scuola media, 6.500 per tinteggiatura del municipio, 18.000 per manutenzione strade bianche e riparazione tratto di banchina fermato via Palazzetto, 1.500 per manutenzione scuole elementari, 3.100 per acquisto materiale elettrico per manutenzione di edifici comunali e impianti di illuminazione pubblica, 7.700 per interventi di potatura, Plaza ISR10, Pioppi, Ara Verde, località Montalto. Richieste interventi di urgenti volte a manutenzione del patrimonio comunale. Relativamente al fenomeno di degrado urbano segnalati, anche a mezzo del portale urbano, quali l'abbandono di rifiuti e scrittografie su muri di edifici pubblici o privati esposti al pubblico, è sempre stata nostra cura provvedere con la massima urgenza alla polizia o tramite personale comunale quando possibile o tramite segnalazione al gestore del servizio pubblico di raccolta nel caso di abbandono rifiuti o tramite affidamento di testa nel caso di scritte comunali. Relativamente alle riparazioni sui edifici pubblici sul territorio, le stesse vengono eseguite con la massima tempestività compatibilmente con le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente in caso di affidamento a ditta esterna o compatibilmente con la disponibilità di personale comunale. Per la pista ciclabile, che ho appena parlato, Nogaro Monfalo, i comuni di Nogaro sulla Casa stanno concordando gli interventi di riparazione delle attrezzature danneggiate e le relative modalità di esecuzione. Quindi, per quanto detto, il patrimonio comunale è continuamente sotto controllo. La cura del patrimonio urbano comunale è uno dei principali obiettivi di questa amministrazione, si è provveduto infatti compatibilmente con problemi di bilancio, al rifacimento della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento del Giro Nido comunale, alla sistemazione delle strade bianche, potenziamento e illuminazione delle zone sensibili del paese, riorganizzato di Mondino. Spesso le esigenze maggiori sono concentrate sul centro urbano, in quanto è qui che insistono i principali servizi della comunità, quali le scuole, la biblioteca, il palazzetto, il cimitero, il centro sportivo, i parchi giochi, i parcheggi. Tuttavia, la intenzione è destinare parte delle risorse disponibili alla manutenzione delle frazioni del paese che sono state trascurate negli ultimi anni. Punto 4, che era quello riguardante i controlli, si concorda infine di aumentare la vigilanza sul territorio comunale applicando le relative sanzioni già previste, cioè non serve mai aggiungere nuove sanzioni, già previste dal vigente regolamento di polizia urbana, articolo 22, sono circa 400 euro di multa, e ripristino del recupero del patrimonio danneggiato nei casi previsti in terzo comma, articolo 635 del codice penale, si sta in ogni caso già provvedendo tramite il personale di polizia municipale di concerto con i carabinieri la verifica dei gruppi di ragazzi a rischio nonché si intende procedere alla sensibilizzazione dei genitori nelle scuole al fine di prevedere tagli reati come diciamo prima. Forse per fare varie voci che dopo mi ha fatto tanto dai quei 7 dai 2 se non ricordo male per capacità quelli da manutenzione dei canali di Ronda manutenzione dei canali di Ronda e lastre in marmo riparazione danni da altri bandaggi di cimitero. Quindi che dentro anche quello che dicevo prima che ho fatto un punto di specificità. Basta. Niente, se non ci sono delle copie cartacee che vanno a fare prima. Molto breve, simple, lì ho un fondo di riserva, ho fatto l'ultima variazione con 5.000 euro per la pubblica eliminazione, 2.000 per la gestione della Sino Nido e 1.000 per l'integrazione della casa di riposo, per un totale di 8.000 euro, quindi portando il fondo di riserva del 2011. A 3.400 euro. Il giro nido può essere importante
Parte nostra c'è la diamo